La lezione di oggi, come avete visto dal titolo, è dedicata al nichilismo, un termine che abbiamo già incontrato in una lezione passata quando parlavamo di Nietzsche. Infatti Nietzsche è stato quello che ha popolarizzato questo termine nella tradizione filosofica. Nichilismo ha da fare con il nulla. E Nietzsche aveva dato un'interpretazione della storia del pensiero occidentale che è soprattutto esemplificata in un testo che abbiamo anche letto. L'abbiamo illustrato nella lezione dedicata a Nietzsche, che era intitolato Come alla fine il mondo vero diventò favola. Secondo Nietzsche, la storia e questo testo si trova in un'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli. Riguardiamo un momento le date di Nietzsche, la sua fotografia e le date di nascita e di morte, 1844-1900. Ebbene, in quell'opera intitolata Il crepuscolo degli idoli, che è un'opera della tarda maturità di Nietzsche, insomma delle ultime di Nietzsche del 1888, Nietzsche scriveva che la storia del pensiero dell'Occidente, diciamo dai greci fino a lui, fino al positivismo, fino all'Ottocento, si può anche rappresentare come una progressiva consumazione dell'idea di essere vero. Non so, Platone per esempio diceva che il vero essere delle cose sta nel mondo delle idee, le essenze stanno in un mondo dove non cambiano mai, mentre poi le cose concrete che le imitano, che le rappresentano, invece mutano, insomma. Ma per poter parlare di cavalli bisogna che ci sia un'essenza di cavallo da qualche parte stabile, e Platone immaginava che, diciamo, immaginava più o meno mitologicamente che queste essenze avessero una loro collocazione in un mondo ideale che non si mischiava col mondo di qua, con le cose. Però poi piano piano, non so, per esempio col cristianesimo, diceva Nietzsche, l'essenza, il mondo vero è stato collocato in un al di là che però era dopo la vita. Soltanto dopo la morte, quando saremo in paradiso, eccetera, vedremo davvero la verità. Finché a un certo punto con il positivismo, con Kant e poi il positivismo, ci si è accorti che in realtà l'unica verità, dice Nietzsche, era quella dell'aldilà, cioè il positivismo non pensa più che ci siano delle essenze delle cose al di là del visibile, ma che ci sono delle leggi di funzionamento del mondo che le scienze conoscono, e questo è il mondo vero, ma il mondo vero in questo modo finisce per dissolversi un po'. Questo è secondo Nietzsche, più o meno, ma vi rimando alla lezione su di lui. La storia del nichilismo. Come mai il nichilismo, anche dopo Nietzsche, oggi soprattutto è un termine così trattato, discusso? Ma perché in qualche modo serve non solo ai filosofi, ma anche alla critica culturale in generale, per parlare della situazione etica, in genere della spiritualità contemporanea. Si dice spesso noi viviamo in un'epoca nichilistica in cui non ci sono più valori, credenze condivise, posizioni teoriche riconoscibili, dove tutto si mischia, si fa marmellata. Un po' effettivamente, nel senso che Nietzsche anche attribuiva a questo termine, la dissoluzione di verità stabili, e spesso, anzi per lo più, questa condizione nichilistica viene anche concepita come una perdita, rimpiangiamo di essere nella condizione del nichilismo. La filosofia del Novecento, tuttavia, ha, come dire, trovato in qualche modo, si è trovata di fronte al problema di stabilire tra l'essere e il nulla, nichilismo, nulla, sono imparentati questi termini, si è trovata di fronte alla necessità di introdurre il nulla stesso nell'essere. Naturalmente si può sempre riproporsi il problema, ma perché mai dobbiamo occuparci dell'essere? Questa è una questione su cui non ci sono delle soluzioni definitive. La filosofia tradizionalmente si è occupata del problema dell'essere. La questione che vedevamo prima illustrata da Nietzsche ha da fare con che cosa significa l'essere. Uno potrebbe anche dire, ma tutto sommato il significato dell'essere, con un termine così generale, ci riguarda solo fino a un certo punto. La filosofia però, un po' per la sua logica interna, ogni filosofo riprende in qualche modo problemi che ha ereditato dalla sua specifica tradizione testuale, e un po' anche perché il problema di che cosa sia o non sia l'essere, cioè la realtà, ci riguarda davvero tutti, anche se poi non ci pensiamo tutti i momenti e forse facciamo bene, se non ci angosceremmo troppo. Ebbene, la filosofia continua effettivamente a occuparsi del problema del significato dell'essere. Questo problema, non dimentichiamo,
è stato determinante anche per il modo in cui la filosofia guarda al mondo contemporaneo. Il senso complessivo del nostro corso, lo ricorderete, è quello di domandarci come, diciamo, il sapere filosofico, la riflessione sull'uomo e la sua esistenza, eccetera, ha guardato al mondo tecnico-scientifico che si è affermato come struttura generale del mondo in cui viviamo nel nostro secolo. Noi abbiamo messo questo sotto varie categorie, ma diciamo il rapporto tra l'anima e la razionalizzazione, tra la libertà interiore e le scienze, le tecniche che dominano la nostra vita associata, il nostro sistema di produzione, eccetera. E questo, tutto questo ha da fare col senso dell'essere. Perché? Perché i filosofi del primo Novecento, che hanno cominciato a porsi questi problemi che dicevamo prima, si sono resi conto che se noi pensiamo all'essere nei termini in cui ci ha pensato la filosofia tradizionale, a cominciare dai greci, non riusciamo a pensare come essere la nostra esistenza. Uno dei grandi filosofi antichi che hanno improntato la tradizione della problematica dell'essere si chiama Parmenide. Non stiamo qui a riprodurre, a ripensare, raccontare che cosa dice Parmenide, ma almeno ricordatevi questo. Parmenide, tra le sue proposizioni chiave che ci sono pervenute, diceva: l'essere è e il non essere non è. Questo, che sembra una cosa banalissima, costituisce però un gravissimo problema per il pensiero, perché se ciò che è e ciò che non è non è, come fa a essere domani qualcosa che oggi non è? Cioè il divenire avrà una qualche realtà? Parmenide era uno che negava la realtà del divenire. Ha costruito, diciamo, una teoria che pensava che il divenire è solo illusione, è soltanto apparenza, come se noi sognassimo, eccetera, ma la realtà vera è che ciò che è e ciò che non è, non è. Se però noi pensiamo all'essere in questi termini stabili, strutturali, la nostra esistenza fatalmente diventa qualcosa di impensabile. La nostra esistenza è giusto quella di gente che si illude di vedere il divenire, soprattutto che diviene se stessa. Noi non siamo gli stessi oggi di come eravamo 10 anni fa, ammesso che abbiamo più di 10 anni, e forse un giorno non solo non saremo più come siamo oggi, ma non saremo più del tutto. Questa realtà dell'esistenza, che poi non è soltanto, diciamo, la trasformazione della nostra vita, il divenire della nostra vita, ma anche la nostra libertà. La nostra libertà significa posso fare questo o quello, ma se l'essere è e non essere non è e basta, bah, la libertà sembra anch'essa solo illusoria, sembra perdere ogni senso, eccetera. Questo è il problema che pongono gli esistenzialisti sull'essere. E questo problema non è semplicemente una questione astratta, dire ma l'essere allora se è o non è, il divenire che ne è, la libertà che ne è, ma ha da fare col fatto che gli esistenzialisti guardano al mondo tecnico-scientifico che si sta affermando all'inizio del Novecento come a un mondo che pretende di essere il più possibile calcolabile, razionalizzato, strutturato, cioè che attua effettivamente nel suo modo di agire, di organizzare la società, il lavoro, l'esistenza, come se l'essere vero fosse quello che è stabile, calcolabile, prevedibile, eccetera. Questo comincia a essere un po' più un problema che ci riguarda, l'abbiamo già detto, cioè se l'essere vero è solo quello che è stabile, strutturale, calcolabile, allora l'esistenza umana è vero che ha tutta una serie di aspetti imprevedibili, ma questi aspetti imprevedibili dovrebbero essere tendenzialmente ridotti al minimo. Ridurre al minimo però gli aspetti di imprevedibilità dell'esistenza può anche significare, fanno rilevare questi filosofi esistenzialisti, appunto come Heidegger, Sartre, quelli di cui parleremo oggi, fanno rilevare, ridurre gli aspetti, diciamo, l'essere all'essere vero, anche nel campo dell'esistenza umana, vuol dire ridurre il più possibile gli elementi di libertà che ci sono nell'esistenza umana. E questo è poi il mostro a cui guardano con terrore tutti gli umanisti all'inizio del secolo, il mondo della tecnologia, come mondo che, guidato dall'idea che la verità è quella che si può prevedere, pianificare, calcolare, strutturare stabilmente, guidato da quest'idea, riduce le aree di libertà, rende tutta la nostra esistenza quella di una catena di montaggio, e lì ci sono tutte quelle immagini che anche la letteratura e il cinema hanno popolarizzato. Ora, se dunque la filosofia pone il problema dell'essere, non lo fa, diciamo, per amore di qualche questione astratta, logica, eccetera, ma in fondo pensando che finché
la nostra mentalità è dominata dall'idea di un essere vero come struttura stabile, anche la nostra esistenza di uomini liberi è in pericolo. Questo per dirla in soldoni. Naturalmente la trattazione teorica di questa problematica è spesso molto rarefatta, ecco perché poi la questione del nichilismo ci sembra talvolta un po' troppo astratta, dice vabbè, l'essere il nulla, che ci riguarderà poi davvero questa roba, siamo qui, risolviamo i problemi. Sì, però siccome il modo come risolviamo i problemi è sempre molto condizionato dalle idee generali che ci facciamo sulla realtà, la non realtà e dunque anche sull'essere e non essere, la questione del nichilismo ci riguarda molto da vicino. E naturalmente se noi pensiamo che per difenderci, diciamo, dalla società totalmente pianificata, dobbiamo modificare la nozione dell'essere e non pensarlo più tanto solo come lo pensava Parmenide, cioè ciò che è, ciò che non è, non è. Può darsi che il nichilismo, cioè il riferirsi al nulla, non sia soltanto un guaio, ma sia anche una salvezza. Se, diciamo, negare che l'essere è quello di Parmenide significa in qualche modo cedere al nichilismo, ma negare che l'essere sia quello che pensava Parmenide o è o non è e basta, è indispensabile per poter pensare la nostra esistenza in termini più liberi, per così dire. Dunque, forse dobbiamo pensare che il nichilismo non è poi quella maledizione che talvolta si dice quando ci si lamenta che non ci sono più valori, non c'è più religione, eccetera, ma forse anche qualcosa da fare positivamente con lo sviluppo del nostro pensiero. Adesso però mostriamo lo schema della nostra lezione, dopo questo pistolotto introduttivo. Come vedrete parleremo di Sartre, che abbiamo messo sotto il titolo di una della sua opera principale, L'essere il nulla, poi riparleremo di Heidegger, di cui abbiamo già parlato nella lezione sull'esistenzialismo, e anche qui essere, tempo, evento, e poi parleremo di un filosofo italiano che si collega bene a questa problematica e che ne offre una soluzione alternativa in qualche modo a quelle già conosciute, Pareson, che abbiamo indicato sotto il titolo Essere e libertà. Cominciamo dunque da Sartre. Sartre, vediamo la fotografia e le sue date, nasce nel 1905, muore nel 1980, dunque è quasi il nostro contemporaneo, e lo abbiamo collocato nella quasi, anzi è un nostro contemporaneo, ovviamente soltanto già defunto. L'ho collocato prima di Heidegger per una ragione di sistematicità che capirete nel corso dello svolgimento della lezione. Sartre scrive pubblica nel 1943 quest'opera che appunto da cui abbiamo preso anche il titolo nel nostro schema, intitolata L'essere il nulla. Ecco, ve lo mostro perché mi sembra che è sempre utile almeno vedere fisicamente i libri degli autori di cui parliamo. L'essere il nulla, ce n'è una edizione italiana pubblicata dal Saggiatore, vi conviene vedere anche lo spessore prima di accostarla, rendetevi conto che non è un librettino. Ebbene, in quest'opera, che è uno dei testi classici dell'esistenzialismo, una filosofia che fu grande moda negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, all'esistenzialismo si collega anche una certa cultura parigina che si è persino poi, come dire, tradotta in atteggiamenti esistenziali vissuti, il maglione nero a girocollo, le canzoni di Juliette Gréco, le CAV, le cantine esistenzialiste, il teatro off, Broadway oggi in America, ma allora a Parigi, era anche di questo genere, del resto Sartre per esempio fu anche un autore di teatro. Ebbene, l'esistenzialismo sartriano è impostato intorno al problema del rapporto tra essere e nulla in questo senso. Sartre, parte più o meno dall'idea che la nostra nozione dell'essere più ovvia, più tradizionale, è quella dell'essere come qualcosa che sta e non cambia, è lì, qualcosa di massiccio, di resistente, quello che lui chiama, con termini ripresi da Hegel, l'in sé, ciò che è in sé. Qui davanti a me c'è un tavolo, ci sono questi strumenti, c'è la telecamera, e queste cose sono l'opposto di me, nel senso che sono quello contro cui sbatto se mi alzo e vado camminando senza badare a dove metto i piedi, eccetera. L'essere, l'in sé, è l'opacità statica dell'essere, diciamo, pensato alla maniera di Parmenide, se volete. Di fronte a questo essere in sé c'è
La coscienza. La coscienza che sono io, che penso, che mi pongo il problema, che dico cos'è sta roba, distingo un libro da un tavolo, eccetera. E la coscienza si pone nei confronti dell'essere in sé non soltanto come altro, ma anche come qualcosa che gli si oppone. Non tanto nel senso che la coscienza sia sempre coscienza rabbiosa, dice no, mi piace così com'è, però certamente anche questo. Cioè, la nostra esistenza al mondo non è solo o principalmente di rispecchiamento di come stanno le cose, qua dico, ah, ma ho sempre un atteggiamento, le accetto, le rifiuto, mi sembrano che vadano bene, ma spero che si cambino, eccetera. Quindi la coscienza ha un atteggiamento complessivamente, dice Sartre, negativo nei confronti dell'essere in sé. È il per sé, cioè ciò che si riflette, si pensa, si sa, e si oppone all'in sé. Non in quanto sempre non gli va bene l'insieme, ma in quanto comunque strutturalmente è qualcosa di diverso che problematizza, che si muove, che non sta ferma nell'opacità della stabilità. Ma questo in sostanza vuol dire per Sartre, e questo è il punto, che la coscienza è un agente di nullificazione nel mondo. Cioè, attraverso la coscienza, dice in una pagina che metteremo nell'antologia, attraverso la coscienza entra nel mondo il nulla, entra nell'essere il nulla. Se fondamentalmente, se la coscienza, se noi, se l'esistente umano è e non è non essere, ebbene nell'essere c'è un tarlo, per così dire, c'è un tarlo di nulla. Questo ha molte implicazioni anche dal punto di vista della critica del concepire l'esistenza. Intanto se la coscienza è sempre qualcosa di strutturalmente diverso dall'in sé, vuol dire che essa non si riconosce mai perfettamente nell'insieme. Per esempio, io formulo un progetto, lo realizzo, costruisco una casa, un ente, una società, un'associazione, scrivo un libro, eccetera. Appena questa cosa è diventata oggettiva nel mondo, fatalmente, dice Sartre, essa mi appare già come in sé a cui il per sé si oppone. Tutti quanti quelli che realizzano i progetti fanno l'esperienza che sì, il progetto si è realizzato, ma in fondo non era esattamente come voleva, ha preso un significato diverso. E io per un certo periodo della mia vita mi identifico col progetto di scrivere un certo libro, ma appena è scritto, beh, ne penso di scrivere un altro, non solo perché ho delle altre idee, ma forse anche perché modifico, riproblematizzo quelle idee lì che c'erano, trascendo, procedo continuamente verso qualche cosa d'altro. Questo significa, come dire, anche per Sartre almeno, una complessiva visione pessimistica dell'esistenza dell'uomo, nel senso che l'uomo è sempre, come dire, uno sforzo di realizzarsi che non è mai contento delle realizzazioni che attua effettivamente. È sempre in una posizione di scontentezza, di polemica, di impossibilità di coincidenza, per usare la terminologia di Sartre, tra in sé e per sé. Sartre scrive anche nelle pagine conclusive dell'essere nulla che l'uomo è un progetto fallito di diventare Dio. Ovviamente Dio sarebbe quello i cui progetti si identificano perfettamente con la loro realizzazione. Noi siamo in questa condizione di continuo scacco, di continuo fallimento in qualche modo della nostra esistenza. Sartre, in una seconda fase del suo pensiero, nel 1960, pubblica un'altra grande opera, su cui ci fermiamo di meno, che si intitola Critica della ragione dialettica. Ragione dialettica perché appunto dialettica ha da fare con questo problema del costituire in una totalità, sia pure articolata, l'in sé e il per sé. Ebbene, nella critica della ragione dialettica Sartre avanza l'ipotesi che la nostra insoddisfazione permanente, cioè questo scacco, questa impossibilità di riconoscere il progetto nella sua realizzazione, non dipenda da una struttura eterna, ma dipenda dal modo in cui si configurano nel nostro mondo i rapporti di proprietà, di produzione, di dominio. Sartre in questo periodo si avvicina profondamente al marxismo e anzi partecipa alle vicende politiche dell'estrema sinistra francese. Ebbene, secondo lui l'impossibilità di far coincidere perfettamente il per sé, la coscienza, con l'insé, dipende dal fatto che viviamo in condizioni generali di alienazione, in cui nessuno è proprietario completo del prodotto del suo lavoro, le sue azioni, le azioni che fa si inseriscono dentro un contesto che lui non comanda, che non dipende da lui. E quindi
l'insoddisfazione permanente dell'esistenza dipende da una struttura sociale di, come la chiamava Marx, alienazione, cioè io non sono padrone di tutti i frutti del mio lavoro, di tutti i risultati delle mie azioni. Naturalmente però questo vuol dire che Sartre pensa che in una società diversa, rivoluzionata, l'insoddisfazione esistenziale finisca, e questo è il limite del suo marxismo, nel senso che non è mai stato un marxista ortodosso. Perché? Perché anche quando si fa la rivoluzione, secondo lui, e del resto aveva sotto gli occhi l'esempio del comunismo sovietico, il momento rivoluzionario sembra far coincidere le due cose. Quando marciamo tutti insieme per prendere il palazzo d'inverno abbiamo l'impressione che la nostra esistenza e il suo significato coincidano perfettamente. Ma subito dopo dovremmo lasciare il palazzo d'inverno un gruppo, il comitato centrale, il primo ministro, il capo e noi tornare a casa a lavorare e il giorno dopo verosimilmente il capo farà qualcosa che non ci convince più tanto. Ricadrà, come si dice nella terminologia di Sartre, tutto ricadrà nella controfinalità, cioè il senso delle nostre azioni sarà di nuovo esterno a noi, opposto a noi, opaco, insignificante o significante qualcosa di diverso da quello che volevamo. Questo, il che vuol dire che Sartre o non è mai stato davvero un comunista convinto o al massimo possiamo considerarlo come un teorico della rivoluzione permanente, cioè ogni volta bisogna ricominciare da capo, far fuori i capi che abbiamo messo e trovarne degli altri, ma sempre con questo senso complessivamente di fallimento e di scacco. Però è interessante tutto questo discorso sartriano perché in qualche modo mostra una linea che l'esistenzialismo, anche in altri personaggi, anche in altri esponenti, ha seguito, cioè lo sforzo di ricondurre, come dire, gli elementi problematici dell'esistenza che fanno sì che nell'essere si inserisca il tarlo del nulla. Ricondurli non a una struttura eterna che sarebbe ancora pensata nei termini dell'essere parmenideo. Se noi diciamo per esempio che sempre l'uomo è tormentato dal contrasto tra in sé e per sé, come dice Sartre, se diciamo che questo accade sempre, che questa è l'eterna struttura dell'esistenza umana, riattribuiamo all'esistenza quel significato stabile, eterno che Parmenide assegnava all'essere, a questo essere opaco che a noi non ci va bene per tutte le ragioni che abbiamo detto. Quindi c'è per tutti gli esistenzialisti il problema, in qualche modo, di legare le strutture dell'esistenza a una concezione dell'essere che non sia di nuovo sempre una concezione, come si dice in termini hegeliani, metafisica, cioè strutturale, stabilizzante, essenzialistica dell'essere. Uno in cui questo discorso si svolge in maniera analoga, prima, e questo l'ho messo dopo per ragioni, perché mi sembra che quella di Sartre è la soluzione più negativa possibile, e solo per questo mettiamo dopo Martin Heidegger, però nel secondo punto del nostro schema vedremo come questo accade in Martin Heidegger. Vediamo lo schema, ecco, Heidegger, l'essere, il tempo, l'evento. Dunque, come dicevo, anche Heidegger parte dalla stessa problematica dell'esistenzialismo che abbiamo definito un po' largamente all'inizio di questa lezione, cioè se l'esistenza deve essere pensata come reale, come essere, l'essere non può essere pensato come struttura stabile, oggetto, parmenideo in qualche modo. E questo significa che dobbiamo riconoscere all'essere una caratteristica diversa da quella che Parmenide gli attribuiva. Mentre Sartre insiste sull'opposizione tra coscienza come per sé e opacità dell'essere come in sé, quindi coscienza come nullificazione dell'essere, come negazione dell'essere, Heidegger si può vedere riassunto nel titolo della sua prima grande opera, che è Essere e Tempo, del 1927, a cui abbiamo già accennato in una lezione passata. Il cui significato complessivo, un'opera molto complicata e anche incompiuta, perché Heidegger la lasciò interrotta alla fine della seconda sezione della prima parte, ebbene, il significato di quest'opera forse si può anche vedere mettendo un accento sulla congiunzione. L'essere è tempo, in fondo si potrebbe pensare in questi termini. Cosa vuol dire che l'essere è tempo? Beh, vuol dire che quando noi diciamo che qualcosa è e la definiamo in termini stabili, come dire, l'acqua è H2O, mettiamo. Certo, attribuiamo, diciamo, all'essere un significato di stabilità, di darsi davanti a noi in maniera che non cambia mentre ne parliamo. Benissimo.
Ma questo è il modo originario e principale in cui ci si danno le cose nella nostra esperienza. La filosofia, come voi sapete, deve sempre cercare di salvare i fenomeni, cioè di spiegare l'esperienza che viviamo, non di dire no, l'esperienza è falsa, perché è di lì che partiamo. Ebbene, se noi partiamo dalla nostra esperienza quotidiana, dice Heidegger, ci rendiamo conto che le cose per noi non sono prima di tutto degli oggetti, nessun bambino quando comincia a parlare chiede un bicchiere di H2O, chiede un bicchiere d'acqua. Certo, anche la parola acqua non è poi tanto diversa da H2O, è solo un altro modo di dirla, ma l'essenziale è questo, che secondo Heidegger, nella nostra esperienza quotidiana, immediata, noi ci poniamo nei confronti delle cose non come dei descrittori oggettivi, ma come dei praticanti pragmatici. Cioè le cose, l'abbiamo già accennato varie volte, l'abbiamo detto anche nella prima lezione sull'esistenzialismo, le cose sono innanzitutto e per lo più per noi, secondo Heidegger, degli strumenti. Cioè guardiamo alle cose sempre dal punto di vista di utilità, danno, possibile, utilizzazione, dal punto di vista di un progetto. Noi siamo nel mondo anzitutto nella forma del progetto, è per questo che non riusciamo a pensarci come essere parmenideo. Bene, ma se il nostro rapporto con le cose è fondamentalmente questo, dovremmo dire che l'essere delle cose come stabilità, H2O, formule, prevedibilità, noi lo realizziamo già all'interno di un progetto che è però diretto da scopi, fini, eccetera, cioè in un ambito che non ha tanto da fare con la stabilità dell'essere. La stabilità dell'essere è già un modo in cui l'essere si dà dentro a una situazione progettuale. Senza percorrere tutto l'itinerario che Heidegger fa in Essere e Tempo e nelle opere successive, questo vuol dire che l'essere, secondo lui, l'essere non è, ma accade. Cioè, anche l'essere come stabilità si dà all'interno di un orizzonte progettuale che però è un orizzonte eventuale, cioè che il progetto a sua volta non è qualcosa che è già sempre lì. Il progetto è un progetto che cambia di volta in volta, che prende significati diversi, dentro cui ci può anche essere il momento, per così dire, della considerazione scientifica oggettiva stabilizzante dell'essere. Però anche gli scienziati, per così dire, guardano all'oggettività delle cose, prescindendo dai loro interessi, perché hanno un interesse più complessivo, vogliono costruire la scienza, forse in vista di dominare meglio il mondo, della tecnologia, eccetera, e per questo si rendono conto che è meglio quando si misurano i tavoli, le sedie o si fanno degli esperimenti in laboratorio, lasciare da parte le proprie preferenze, opinioni politiche, inclinazioni. Benissimo. Però tutto questo, diciamo, atteggiamento oggettivo lo assumono in vista di scopi, in vista di utilità, cioè in vista di qualcosa di effettivamente progettuale, non solo per amore di guardare le cose come stanno. Questo tradotto in soldoni potrebbe essere il discorso di Heidegger, ma ciò vuol dire che se noi dobbiamo cercare il significato dell'essere, non dobbiamo cercarlo nella oggettività che caratterizza quella forma di essere degli oggetti in cui collochiamo gli oggetti per certi scopi, come per esempio per lo scopo della scienza. Ma dobbiamo cercarlo, per così dire, al livello del progetto. Se l'essere è qualcosa, è l'accadere di progetti dentro cui, come dice Heidegger, le cose vengono all'essere secondo varie modalità, o come oggettività pura nella scienza, o come affettività, per esempio, nella vita sentimentale, o come valori nella vita morale, quando diciamo che bisogna fare così o cos'ha, non stiamo mica descrivendo il mondo, stiamo affermando delle finalità, dei valori, delle scelte. Tutto questo è l'essere. E l'essere dunque non è pensabile come un oggetto dato davanti a noi, perché tra l'altro noi dove saremmo se l'essere fosse un oggetto davanti a noi, ma come una sorta di illuminazione, di ambito illuminato dentro cui noi entriamo in rapporto con le cose e con noi stessi, e questa illuminazione, siccome non è l'oggetto parmenideo stabile, non può avere il carattere della struttura stabile eterna. Non è che c'è sempre per l'eternità una illuminazione dell'essere dentro cui gli enti vanno e vengono. Perché questo vorrebbe dire attribuire a quella illuminazione lo stesso tratto oggettivo stabile che invece è proprio solo degli oggetti collocati in una certa luce in un certo momento. Che l'essere sia evento significa per Heidegger questo. Naturalmente qui ci sono una serie di conseguenze. Per esempio, ciò vuol dire che
Quando io mi rapporto, penso l'essere, penso la realtà, non posso metterla lì davanti a me in modo da poterla trattare, misurare, spostare, ma sono già dentro a una specie di realtà che comprende me e gli oggetti con cui mi rapporto, e questa realtà dentro cui sto non l'abbraccio. Che non l'abbraccio vuol anche dire che non la domino. Un'espressione favorita di Heidegger in Essere e Tempo è che l'esistenza è progetto gettato. Io sono bensì progettualità, ma gettata, cioè non parto mai da zero. Non dico, bene, adesso cosa voglio progettare? Ma mi trovo già sempre a condividere, a ereditare fini, criteri, a condividere e ereditare un linguaggio. È vero dunque che in qualche modo qui la libertà umana viene limitata. E Heidegger esprime questo in uno scritto del 1943, quindi un po' lontano da Essere Tempo, che adesso vi mostro. Questo è un libriccino che potete anche proporvi di leggere, che però naturalmente compensa la brevità della cosa con la difficoltà del testo. È uno dei due scritti compresi in questo volume, intitolato Lettera sull'umanismo, di cui esiste questa traduzione italiana presso la SEI, che spero venga ristampata, adesso forse la trovate solo in biblioteca. Ebbene, in questa lettera sull'umanismo, appunto, Heidegger prende posizione contro l'umanismo, cioè contro l'idea che affermare, diciamo, che fare l'esistenzialismo, parlare dell'esistenza umana, eccetera, significa anche rivendicare che l'essere dipende dall'uomo. No, se io sono già sempre dentro un progetto che non comando, che non ho oggettivo davanti a me, ebbene, bisogna che tenga conto di questo, probabilmente. L'essere è qualcosa di più grande di me. Io sto in rapporto all'essere allora solo passivamente, cioè essendo sempre condizionato, diciamo, da una apertura, da un orizzonte dentro cui sto e non l'ho deciso io, vuol dire che non sono libero. Non, no, semmai il rapporto con l'essere, secondo Heidegger, è il rapporto che noi abbiamo col linguaggio. È analogo al rapporto che abbiamo col linguaggio. In che senso? Nel senso che effettivamente noi parliamo una lingua. E quindi nessuno pensa che parlare una lingua significhi essere schiavi di questa lingua. E tuttavia parlare una lingua significa anche, si potrebbe dire, esserne parlati. Cioè la lingua con i suoi vocaboli, strutture sintattiche, eredità di incrostazioni di significati connessi, ogni termine ha il suo significato letterale, ma poi una serie di risonanze. Se diciamo a uno cane, beh, di per sé sarebbe solo un errore, è un uomo, ma se gli diamo del cane, siccome c'è una tradizione per cui cane è anche un insulto, non, un uomo non è un cane, questo qui si offende, non, si, non dice solo scusi, no, badi che sono un essere umano, ma si arrabbia come una bestia, in questo caso come un cane. Dunque, noi siamo, parliamo una lingua, siamo relativamente liberi nei confronti di questa lingua, ma anche la lingua condiziona il nostro modo di rapportarci al mondo. Possiamo certo fare delle scelte, ma nell'ambito di un orizzonte che per esempio è stabilito dal nostro linguaggio. Qualcosa di questo genere. Questo modo di vedere il rapporto tra il parlante e il linguaggio è per Heidegger, negli scritti della sua maturità, insomma dopo gli anni 30, a cui appartiene anche questo scritto sull'umanismo, è il modo in cui si deve pensare il rapporto dell'uomo con l'essere. Vi ricorderò che tutta questa riflessione sul linguaggio trova per esempio un'espressione nel pensiero di Heidegger in un libro il cui titolo è significativo, che è intitolato In cammino verso il linguaggio, che è uno delle raccolte di saggi tarde del suo pensiero, insomma, che esce nel 1959, di cui esiste una traduzione italiana che potete vedere. Naturalmente questa faccenda qui ha qualcosa da fare, tutto questo insieme ha da fare con il nichilismo. Cosa ha da fare questo pensiero heideggeriano con il nichilismo? Cosa c'entra il nulla qui? Anche per Heidegger il problema del nulla è molto presente. C'è un suo scritto degli anni 30, che cos'è la metafisica, che parla molto del problema del nulla, dell'angoscia, eccetera, ma su questo non ci fermiamo. Però ricordiamo che se l'essere è evento, allora ci sono due possibili implicazioni per quanto riguarda la nozione del nulla. Prima di tutto, diciamo, nella tradizione da cui noi proveniamo,
abbiamo da fare i conti col fatto che quest'idea che l'essere è evento non è tanto popolare. Heidegger nel 1927 comincia a scrivere Essere e Tempo sostenendo che è ora di riproporsi il problema dell'essere. Il che vuol dire che l'abitudine della tradizione occidentale da cui proveniamo, a cominciare da Parmenide, appunto, che è stato molto decisivo e determinante nella storia del pensiero, è quella di pensare l'essere come oggetto, presenza, eccetera, e non come evento. Come mai accade questo? Accade questo, dice Heidegger, per colpa dei singoli pensatori, è colpa di Parmenide. È difficile pensarlo perché Parmenide stava anche lui dentro a un'apertura che non dipendeva da lui, dentro un linguaggio, dentro una tradizione nella quale era gettato. Dunque, in qualche modo, che nasca questo errore, circa il significato del termine essere, non può essere soltanto un errore di individui, di persone, di gruppi sociali, ma, dice Heidegger un po' misteriosamente, un destino dell'essere stesso. Cioè all'essere appartiene in qualche modo, secondo un detto che era già di Eraclito, che diceva l'essere ama nascondersi, appartiene l'idea di apparire nascondendosi. Appartiene questa sorta di destino, che Heidegger effettivamente enuncia un po' misteriosamente e che non spiega tanto bene, perché di nuovo non può spiegarlo semplicemente dicendo che la mistura di apparenza, di apparire e nascondersi è un eterno tratto dell'essere, se no riprenderebbe Parmenide, eccetera, eccetera. Dunque, questo resta un punto un po' controverso e oscuro del suo pensiero, ma che poi dà luogo a che cosa? A qualcosa che ha da fare con il nostro problema del nichilismo, e cioè di fatto che l'essere si nasconda, che tenda ad apparire come oggettività piuttosto che come accadimento, noi lo incontriamo nella storia del pensiero contemporaneo, nella storia della civiltà moderna, come imporsi delle strutture oggettivanti della scienza e della tecnica. Cioè, sì, noi possiamo da un lato pensare che l'essere eternamente o per sua natura tende a manifestarsi e a nascondersi, e questo non lo spieghiamo tanto. Ciò che vediamo è però che la forza dell'idea dell'essere come oggettività dipende dall'imponenza, dal peso che hanno assunto la scienza e la tecnica nel mondo moderno. Noi tendiamo a essere oggettivisti perché viviamo in un mondo dove di fatto tutto si può pianificare, razionalizzare, organizzare, eccetera. Solo che proprio questo, e quindi questo è un mondo che ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, e in questo senso è un mondo nichilistico. In qualche modo Heidegger riprende qui le idee di Nietzsche trasformandole secondo la sua filosofia, cioè è nel mondo moderno in cui domina la tecnica, la scienza, l'oggettivazione, la razionalizzazione, che noi tendiamo a pensare l'essere come oggettività. E questo effettivamente è qualcosa che non dipende da noi, solo che, secondo punto, in questo senso il mondo moderno è nichilistico, ci fa dimenticare l'essere nella sua verità. Però c'è un altro punto, che proprio nel mondo moderno, dove diciamo, l'oggettività dell'essere diventa sempre più struttura generale della manipolabilità scientifica e tecnologica, l'idea dell'essere come oggettività si svela come illusione. Cioè oggi è vero che noi pensiamo che l'essere vero è l'oggetto, ma l'oggetto è tutto ciò che possiamo manipolare, e sempre di più la modernità ha cercato e è riuscita a trasformare l'oggettività esterna del mondo in sistema di oggetti che noi dominiamo, organizziamo, comandiamo, trasformiamo con la tecnologia. Dunque il mondo moderno è nichilistico sia perché ci fa dimenticare il senso vero dell'essere, che è evento e non oggetto, sia perché porta talmente alle estreme conseguenze l'idea di oggettività che l'oggettività si dissolve e si scopre in qualche modo il carattere illusorio e anche pericoloso per l'esistenza, in quanto l'oggettivismo moderno tende poi anche a diventare pianificazione, società totalitaria, eccetera. Si scopre il senso illusorio e pericoloso della nozione tradizionale, metafisica, è questo che Heidegger chiama metafisica, cioè la visione dell'essere come oggetto, come struttura stabile. Scopriamo proprio nel mondo moderno della tecnologia, anche il carattere illusorio e pericoloso della metafisica. In questo senso, il nichilismo moderno è insieme oblio dell'essere, ma anche luogo dove si può superare la concezione
metafisica dell'essere. E in questo senso Heidegger ha nei confronti della tecnologia contemporanea un atteggiamento piuttosto ambiguo, è polemico contro i suoi effetti negativi sull'esistenza, in quanto essa fa dimenticare la verità dell'essere come evento, ma spera anche molto che attraverso, come dire, l'estremizzazione delle conseguenze della tecnologia e della scienza contemporanea che distruggono l'oggetto facendone qualcosa di totalmente a disposizione dell'uomo, spera che attraverso questa scoperta, diciamo, del carattere illusorio dell'oggettività si possa andare oltre la metafisica. E questo oltre però in lui è abbastanza problematico. I problemi che restano aperti in Sartre e Heidegger sembrano risolvibili forse anche dal punto di vista di una riapertura del discorso della filosofia alla esperienza religiosa. Veniamo qui al terzo punto del nostro schema, che riguarda un filosofo italiano, torinese, Luigi Pareson, che è morto solo da qualche anno. Possiamo passare a vedere la sua fotografia e le sue date di nascita e di morte. Pareson è nato nel 1918 ed è morto nel 1991. Ricordo qui un fatto puramente biografico, che è stato anche il mio maestro all'Università di Torino, ma non è per questo che lo cito, non si tratta soltanto di fare propaganda alla famiglia qui. Il punto è che effettivamente Pareson, come si vede dalla popolarità che ha assunto il suo pensiero, soprattutto negli ultimi anni in Italia, e non solo in Italia ormai perché è anche tradotto in altre lingue, Pareson nell'ultima fase della sua opera ha, come dire, proposto una via di uscita dalle problematiche di Sartre, di Heidegger, insomma dell'esistenzialismo e della nozione del rapporto tra essere e nulla, non puramente evasiva, edificante. Spesso si dice, beh, il ritorno dalla filosofia alla religione accade perché si vede talmente che non si riesce a combinare niente, non si riescono a risolvere i problemi, paf, ci si butta nel dogma religioso. Pareson non era così tenero, così facile nelle sue soluzioni, e lo vedremo accennando a qualcuno delle sue idee. E Pareson sostiene che una volta che la filosofia ha scoperto che l'essere non è oggettività ma evento, deve porsi il problema di come accada l'evento dell'essere. In fondo questo è ciò che rimane un po' oscuro in Heidegger. L'essere ama nascondersi, avviene ma anche non avviene, si manifesta ma anche si cela, e tutto questo però rimane come oscurato da. A Pareson sembra che questa oscurità contro cui la filosofia urta richieda, come dire, una apertura verso quei discorsi che hanno parlato dell'accadimento dell'essere in termini narrativi. Chi è che ha narrato la storia dell'essere? Sono le religioni e le mitologie. E la filosofia che, quando cerca di mettere in forma razionale il discorso dell'evento dell'essere, incontra degli ostacoli quasi insuperabili, perché sempre in fondo noi quando parliamo tendiamo a fissare il significato di ciò che diciamo come attività davanti a noi, e quindi abbiamo difficoltà a pensare l'essere come accadimento. Ebbene, la filosofia qui deve aprirsi, seguendo del resto indirizzi già indicati dal